apri le porte del tuo cuore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Buon inizio settimana con la parola di Dio. Attraverso il Vangelo noi cammineremo questi giorni nella luce e nella gioia. Il Vangelo di oggi è Luca 14, 12, 14. Disse poi a colui che lo aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anche essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Amen. Cari amici, oggi la liturgia ci offre questi tre versetti. Siamo all'inizio del capitolo 14, quando Gesù, un sabato, si reca a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano per osservarlo. Lo osservavano cercando anche di trovare qualcosa che non fosse giusto, che fosse diverso dal solito, tanto che Gesù osserva anche lui come si comportavano, il loro stile di vita. Ecco perché comprendiamo queste parole molto particolari. Quando offri un pranzo o una cena, e stava parlando a questo capo dei farisei che lo aveva invitato, e certamente aveva invitato persone di un certo rango, di una certa qualità. E quando dice offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino. Gesù sta dicendo delle cose strane, perché poi continua dicendo: quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. È qualcosa che forse non ha senso. E certamente ha destato stupore, meraviglia di fronte a queste parole da parte di Gesù verso i farisei stessi. Come mai parla in questo modo? Sicuramente il padrone di casa si sarà sentito offeso, pensando di fare invece una cosa buona e invitare persone importanti, anche per ascoltare Gesù stesso. Eppure a Gesù sembra che non vada bene. Che cosa ci vuole dire oggi questo Vangelo? Che cosa Gesù voleva dire loro? Se non apri un cuore aperto agli altri. Abbi un cuore che si dona agli altri generosamente. Un cuore che è come il cuore del Padre. Un cuore che ama. Un cuore che dona non per ricevere, eccolo, il contraccambio. Anche se questo fa parte della civiltà, della nostra umanità, fa parte dell'amicizia. Quante volte con gli amici noi facciamo dei regali, dei doni, dei favori e l'amico dice: te lo restituisco questo favore perché anch'io voglio fare qualcosa di buono a te. Ma Gesù dice: abbiate un cuore che non vuole il contraccambio, abbiate un cuore che sa sempre essere generoso. Amen. È fondamentale. Gesù ce lo ha dimostrato. Gesù ci ha mostrato che il Padre ha amato ciascuno di noi così tanto da donarci il Figlio. Non perché noi tutti fossimo dipendenti da Lui, ma perché nella nostra libertà, in quanto Lui ci ama, lo scegliessimo come Maestro, come Signore, come nostro Salvatore, perché, lo dice Giovanni al capitolo primo,
Nel prologo, la luce vera venne nel mondo, ma solo coloro che l'hanno accolta sono stati salvati, ma soprattutto sono diventati figli della luce, figli del Padre. Ecco il cuore generoso del Padre, il cuore generoso di Dio. E quanto è importante per noi oggi chiedere a Dio di avere questo cuore aperto, disponibile. Quindi invochiamo lo Spirito Santo nella nostra vita per essere beati, cioè offrire agli altri, ma soprattutto accogliere le povertà degli altri, perché molto spesso noi siamo scandalizzati. Guardiamo una persona, un uomo, una donna e vediamo i loro limiti, i loro vizi, le loro sconfitte. Guardiamo a ciò che non va bene, li critichiamo, li mormoriamo e non li accogliamo. Dio ci ha invitato a fare diversamente, agire come Gesù. Ama i tuoi fratelli, ama quelle persone che Dio ha messo al tuo fianco, non solo in casa, al lavoro, per strada, tra i tuoi amici. Amali come Dio ama. Questo è essere cristiani. Avere un cuore che non è duro, ma un cuore che è toccato ogni giorno dalla grazia di Dio e che mi fa amare gli altri. E allora invochiamo lo Spirito Santo affinché allontani da noi la sclerocardia, questa durezza che ci fa mettere sempre resistenze nei confronti degli altri e anche delle durezze, dei muri, per non andare a loro vicini. Spirito Santo, vieni, vieni nella mia vita, vieni in mezzo a noi, Spirito Santo. Noi vogliamo invocarti oggi per fare una nuova esperienza dell'amore del Padre. Spirito Santo, guidaci alla verità tutta intera. Spirito Santo, guida il mio cuore al vero amore, alla vera carità, alla vera amicizia, che non attende il contraccambio, ma che è sempre disponibile a fare il primo passo verso l'altro. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, riceviamo questo bellissimo slogan di oggi. Apri le porte del tuo cuore. Apri le spalancale, perché lo Spirito in te ti fa amare come Dio ti ama. Amen. Vorrei condividervi quale sarà il tema delle prossime serate online. Come superare le tue crisi. Delle serate che, alla luce del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, le nozze di Cana, il capitolo 3, Nicodemo, vedremo che ci insegnano a oltrepassare la crisi grazie alla parola di Dio e alla sua presenza. Le iscrizioni si fanno, come sempre, sul nostro sito web. Iscrivetevi per fare questa grande esperienza nel nome di Gesù. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Per coloro che sono nel nord Italia, avremo domenica 17 novembre a Torino e a Strona, domenica 12 gennaio, il corso Preghiera e Animazione Carismatica. Un corso dove noi proporremo, alla luce della nostra esperienza come Koinonia Giovanni Battista, la preghiera nello Spirito Santo, usando i carismi alla luce della parola di Dio. Le iscrizioni sono sempre aperte sul nostro sito web. Iscrivetevi!